Vi tengo compagnia per l'inizio di questo seminario online dedicato al tema dei dati aperti e in particolare al tema dei dati aperti nei comuni italiani. Vedo che qualcuno sta scrivendo buongiorno, io ricambio il vostro buongiorno, nessuno mi scrive problemi di audio e di video, quindi do più o meno per scontato che riusciate a sentirmi, riuscite a vederci per bene senza problemi. Oggi sono in buona compagnia, ho qui accanto a me Piersoft, Francesco Piero Palicelli, che è uno dei relatori di oggi, ci racconterà l'esperienza di Matteo di Matera, e qui sotto di me vedete Matteo Massenzio del Comune di Milano, che ci sorride in questo momento e ci saluta, ed è l'altro relatore di oggi che insieme a Silvia Castellanza racconterà l'esperienza dei dati di Milano. Io volevo prendere giusto qualche minuto, un po' per provare a introdurvi il seminario di oggi, un po' per semplicemente temporeggiare. Eravate quasi 300 iscritti oggi, quindi magari prendiamo qualche minuto in più prima di entrare negli interventi veri e propri di oggi, per dare modo a tutti di raggiungerci. Per prima cosa io non posso fare a meno che ringraziarvi, è una tradizione ormai, credo che il primo webinar di Datacoop risalga al 2012, credo, insomma è una tradizione consolidata, e come portale nazionale di dati aperti, come dire, ci piace non solo raccogliere dati, ma ci piace anche raccontare quello che sta avvenendo in Italia. Da un po' di tempo volevamo provare a, come dire, concentrarci nel raccontare dell'open data in Italia su quei soggetti che in realtà compongono una buona parte del patrimonio informativo pubblico liberato in Italia, e cioè i comuni italiani. E soprattutto volevamo guardare come i comuni italiani in questo periodo si sono organizzati. Del resto, se ci pensate, non è poi così scontato. Ministeri, grandi enti, regioni solitamente hanno strutture tecniche organizzative molto ampie, quindi, come dire, sviluppare un processo di liberazione dei dati, un processo di valorizzazione dei propri dati attraverso i dati aperti è più agevole, quantomeno è più facile. Mentre sui comuni possiamo vedere, vedremo meglio nell'arco del racconto di questi webinar, che non sempre è immediato, non sempre ci sono tutte le professionalità all'interno, e quindi può essere ancora più interessante capire come magari comuni di dimensioni medio, grandi o piccole si siano organizzati proprio per rendere disponibili i dati. Peraltro è interessante anche la figura dei comuni rispetto a quella delle regioni, rispetto a quella degli enti centrali, rispetto a quella delle agenzie, perché c'è un rapporto più diretto con le comunità sul territorio. Questo aspetto ci piace particolarmente valorizzarlo, soprattutto in logica di governo aperto, in logica di pubblica amministrazione come piattaforma aperta che può dialogare direttamente con le comunità presenti sul territorio, e quindi può offrire un servizio più puntuale. Parlando dei dati, magari ci sono delle categorie dei dati che per forza di cose interessano di più le comunità che ci sono sul territorio, e con le quali un comune certamente ha opportunità di dialogo più frequenti, quindi è più facile per un comune avere, come dire, un'idea di quella che è la temperatura del territorio e quello che è l'interesse dei propri utenti. Io avevo preparato un po' di slide molto rapide, giusto davvero per introdurre la giornata. Oggi, come vi dicevo, parliamo di due comuni, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Parliamo di Milano e parliamo di Matera. Lo facciamo con Matteo e Piersoft, e abbiamo pensato di iniziare da questo primo ciclo, che si compone di questo webinar e di un webinar che andrà in onda la prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre dalle 12 all'1, dove proveremo a guardare due esperienze federate. Adesso vi racconto un po' meglio di che cosa si tratta, in particolare quella del Trentino e quella della Terra delle Gravine. Per esperienze federate, in questo caso intendiamo comuni più piccoli, che, un po' come vi dicevo prima, non avendo una struttura forte al proprio interno, trovano una modalità diversa, cioè aggregano dati di comuni di dimensioni più piccole su un unico portale, in maniera tale che, come dire, il peso specifico dei dati esposti, metadatati in maniera armonizzata e offerti su un unico comune, diventi più interessante. E ci incuriosiva soprattutto capire come questi comuni più piccoli si sono organizzati, come
siamo riusciti ad arrivare a una sorta di catalogo comune, a un luogo in cui tutti i dati possono essere aggregati e quindi offrire un'offerta più diretta. Su questo, sul webinar di oggi e sul webinar della prossima settimana, ovviamente maggiori informazioni tra date, relatori, temi e soprattutto la possibilità di iscriversi. L'iscrizione viene sempre sulla piattaforma 20PA, la stessa da cui vi siete iscritti oggi. Trovate tutto sul portale nazionale dei dati aperti, in particolare su questa news. Qui in basso c'è un link che credo sia attivo, sì, però per comodità io ve lo riprendo anche qui in chat e qui trovate tutto quello che riguarda il seminario di oggi e quello della prossima settimana. Vi anticipo che l'inizio, cioè il primo ciclo di una serie di cicli sui dati aperti e in particolare sull'open data dei comuni che parte con questi primi due webinar, ma certamente lo porteremo avanti. Abbiamo in programma di farne un altro po' di qui alle prossime settimane. Non vi anticipo nulla, però certamente attraverso l'account Twitter Gov.it e il portale nazionale dati aperti potete avere tutte le notizie che riguardano queste iniziative. Vi volevo dire che l'idea, parlando di dati e dandovi un po' di dati, l'idea di Open Data nei comuni ci è venuta in mente soprattutto guardando questo schema, lo trovate qui su questo link che vedete in basso. Sapete che l'Italia, l'Agenzia per l'Italia Digitale dà dei cruscotti sullo stato di avanzamento di trasformazione digitale, cioè su tutte quelle politiche che incidono direttamente sul digitale all'interno della pubblica amministrazione. Ci sono varie sezioni all'interno di questi cruscotti, c'è questa qui dedicata appunto ai dati aperti che fa base sul modo in cui sono estratte le informazioni dal portale nazionale dati gov.it e vi dà un po' di cruscotti di sintesi, vi dice come sono articolati i dati presenti sul portale e ad occhio è immediato vedere come gli 8.100, cioè come potenzialmente gli 8.100 comuni italiani siano un bacino di dati enorme e in questo momento rappresentano più della metà dei dati esposti sul portale nazionale dei dati aperti e quindi, ripeto, poteva essere interessante riuscire a capire come i comuni si stanno organizzando e soprattutto provare a fare quella sorta di, se me la lasciate passare, evangelizzazione verso i comuni che magari ancora non fanno open data e che attraverso il racconto di queste esperienze possono avere un minimo di idea su come si sono organizzati gli altri e magari quei dipendenti, quei funzionari, quei dirigenti che volessero confrontarsi con questa pratica possono andare a guardare qualcuno che lo fa già. In realtà ci piace dare, come dire, ai seminari online il taglio più letterale, cioè ci piacerebbe che fossero davvero seminari, davvero occasione per qualcuno di imparare cosa si fa e magari appunto seminare un'idea che poi diventa dati, che poi contribuisce ad alimentare il patrimonio informativo pubblico dell'Italia. Matteo, nella prima parte del webinar, insieme a Silvia Castellanza, che probabilmente lo raggiungerà brevissimo, ci racconta l'esperienza del comune di Milano, un comune importante, un comune centrale, un comune che da un po' di tempo è cambiato anche in funzione di un evento che l'Expo di qualche anno fa, che per forza di cose, insomma, una cosa molto grossa che ha inciso sul modo in cui è organizzato la città e quindi ci piaceva raccontare come il comune di Milano ha associato l'idea di un'infrastruttura fisica più simile ad Expo a un'infrastruttura informativa che è quella dei dati. Mi viene in mente certamente il portale daticomunedimilano.it che è stato recentemente rivisto, adesso Matteo ci racconta un po' di cosa si tratta. Mi viene anche in mente, Matteo, correggimi se sbaglio, il sistema I015, se non ricordo male, che era una piattaforma portata avanti, credo, da Alfonso Fulgetta in particolare, che sì, che offriva un'infrastruttura informativa associata all'infrastruttura di Expo, in particolare in qualcosa che trattava di spostamenti. E questa è una parte che ci piace molto raccontare, cioè ci piace molto cercare di capire come i dati possono davvero essere infrastruttura su cui basare servizi piuttosto che semplici informazioni da far acquisire. Allo stesso modo Matera, in questo caso ce lo racconta Persoft, è una città che sta vivendo un cambiamento e anche qui è un evento, come dire, esterno che probabilmente sta mutando gli equilibri della città, in qualche maniera questa cosa immagino si riflette anche sui dati, e c'è cioè la capitale della cultura europea dal prossimo anno, Matera 2019, che sta incidendo certamente sulla realtà urbana e ci interessava capire come questa cosa si riflette sulla condivisione dei dati e come questa cosa, diciamo,
generi nuove opportunità per tutte quelle persone che avranno modo di visitare Matera e certamente per tutte quelle persone che vivono e che alimentano la città di Matera anche attraverso i dati, e questa cosa ci racconta un po' meglio Persoft. Facendo questa brevissima introduzione, cercando questo link tra le due esperienze di oggi, vi dico che avete già iniziato a usarla, quindi vi invito a farlo per tutta la durata del webinar in questa chat condivisa tra tutti. Non esitate a fare domande ai nostri relatori, ci preoccupiamo noi come staff formats di recuperarle, di proporle ai nostri relatori a conclusione dei loro interventi. E volevo anche approfittare per dirvi che, come da tradizione, come la tradizione di condivisione della conoscenza acquisita, rendiamo disponibili sia le slide che la registrazione integrale del webinar che si svolge oggi a conclusione dell'intervento. Quindi qualunque cosa la trovate su questa pagina di Eventi PA questo pomeriggio o al più tardi domani mattina. Questa pagina, la stessa pagina da cui vi siete iscritti al seminario, a conclusione del seminario diventa il luogo in cui vengono caricati tutti i materiali che il webinar ha prodotto. Ci sembra il modo migliore, più coerente, più semplice per riuscire a recuperare, insomma, a offrire anche a chi non ha avuto modo di partecipare a questo seminario tutti i materiali sviluppati. Detto questo, io credo che la mia introduzione sia più o meno conclusa. Prima di passare la parola a Matteo, cerco di mostrarvi le sue slide, e dovremmo vederle qui. Eccole qui. Chiedo a Piersoft di chiudere la sua webcam, io chiudo la mia, chiudo il mio microfono. Matteo, tu apri il tuo e lascio a te la parola. Sì, buongiorno da un'assolata Milano, stranamente assolata, insomma che già va verso la primavera. Saluto tutti e oggi cercherò di raccontarvi un po' quella che è stata la nostra esperienza nella costruzione del nuovo portale Open Data. Come sapranno in molti, l'esperienza degli Open Data per il Comune di Milano è partita nel 2012, però diciamo alla fine del 2017 abbiamo cercato di dare una svolta nuova a quella che era la nostra esperienza sugli Open Data, lanciando il nuovo portale. Il nuovo portale che ha tutta una serie di caratteristiche nuove. Ecco, però prima di arrivare alla realizzazione del portale, dobbiamo dire che la vera rivoluzione in termini di trattamento dei dati all'interno del Comune di Milano è partita più da lontano, nel senso che sia nell'ambito dell'organizzazione, quindi dell'organigramma del Comune di Milano, è stato realizzato un nuovo modello, un nuovo modello organizzativo, nel quale i dati rappresentano un elemento centrale, di quella che è l'azione amministrativa che la Giunta Comunale vuole porre in essere. E come conseguenza logica di questo tipo di approccio, il discorso degli open data è stato inserito nel piano degli obiettivi 2017-2019. Quindi è stata creata anche un'area specifica di gestione e integrazione dati, di cui fanno parte tre unità: l'unità statistica, l'unità SIT e toponomastica e, non ultima, l'unità sviluppo open data. In particolare, io faccio parte dell'unità sviluppo open data, che è costituita da altre quattro persone oltre a me, e proprio per questo stiamo lavorando per cercare di dare un impulso diverso, un impulso nuovo a quella che può essere la tematica degli open data all'interno dell'amministrazione e in raccordo con tutti quelli che sono gli open data nazionali. Ecco, il nuovo portale degli open data è stato lanciato il 20 dicembre del 2017. Poggia su un'infrastruttura tecnologica che è SICAN, che è appunto una tecnologia abbastanza all'avanguardia in tema di open data, forse la più utilizzata attualmente nelle pubbliche amministrazioni, non solo italiane, ma anche europee ed internazionali. Attualmente sono pubblicati 331 dataset di varia natura dal punto di vista del formato di esposizione. E soprattutto la cosa importante è che il portale Open Data non rimane più isolato al suo interno, ma attraverso lo standard nazionale del DKP-IT è entrato a far parte del profilo nazionale dei metadati. Questo permettendo anche la pubblicazione degli Open Data
all'interno del portale nazionale dati.gov. Illustro brevemente quelle che sono le caratteristiche di SICAN. SICAN è una piattaforma che è personalizzabile attraverso diverse estensioni che si possono utilizzare. Una di queste è proprio il DKPP, quindi è stata una personalizzazione italiana di quello che è un protocollo europeo e che quindi permette alle amministrazioni di esporre i propri dati e di renderli interoperabili con gli altri. Gestisce più formati dello stesso dataset, quindi nel nostro portale Open Data, accanto ai dati esposti in CSV, ci sono anche i dati in formato JSON, piuttosto che per quanto riguarda i dati geografici, sono esposti ad esempio in formato Shape piuttosto che in formato GeoJSON. Come abbiamo già detto, segue la metadatazione a livello italiano, permette la generazione automatica di un catalogo RDF. Su questo mi soffermerei un attimo perché è fondamentale dire questa cosa qui, cioè nel senso che il nostro catalogo dei dati, quindi il dataset che il Comune di Milano mette a disposizione della comunità, non sono dei dataset fini a se stessi che si possono soltanto scaricare dal nostro portale, ma attraverso la pubblicazione di questo catalogo sono, direttamente utilizzabili anche da altre piattaforme, sia nazionali che internazionali. Nel caso nostro specifico, ad esempio, noi ogni domenica il nostro catalogo viene riportato all'interno del catalogo nazionale dati.gov e quindi i nostri dataset, oltre che essere pubblicati sul nostro portale, sono visibili anche sul portale nazionale. Espone nativamente le API, quindi anche questa piattaforma permette, così come è fatta, di rendere disponibili i dati in formato leggibile anche da un'applicazione. Potete immaginare quali possono essere i vantaggi per chi sviluppa delle app nel non doversi scaricare direttamente il dataset, ma poterlo interrogare direttamente sul nostro portale in maniera tale che ha anche tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Supporta l'harvesting, quindi è possibile che altri portali prendano i dati direttamente da noi e viceversa. Questo è possibile appunto sia per quanto riguarda il portale nazionale, ma ad esempio ci sono delle estensioni che permettono di fare harvesting anche verso data.word e altri tipi di portali a livello internazionale. Permette di collegare risorse esterne, quindi un portale aperto anche verso l'esterno, e permette la gestione profilata delle utenze. Quindi le utenze sia a livello interno, quindi tra quelli che sono gli operatori all'interno del Comune di Milano possono avere livelli di profilazione differenti, sia verso l'esterno si può ad esempio aprire anche agli ordini professionali con la possibilità di pubblicare in proprio dei dati. Il modello dei dati aperti, questo è uno dei classici per chi affronta il problema dei dati aperti, la classificazione dei dati. Come sapete, i dati vengono considerati attraverso tre differenti parametri: servizi che rendono disponibili l'accesso e l'informazione e rendono possibile la classificazione dei dati in una gerarchia che va da una stella, quindi il primo livello è il rendo disponibile il dato sul web, comunque il dato Matteo, in qualunque formato esso sia. Sì. scusami un istante. Guarda, c'è qualcuno, più di qualcuno lamenta problemi di audio, quindi proviamo a fare questa cosa. Nell'iconetta del microfono tu vedi un triangolino che va verso il basso, cliccandoci puoi aprire il menu del microfono. Non so se lo vedi, lì dovrebbe esserci regola volume. A quel punto ti chiederei di metterlo al massimo, in maniera tale da riuscire ad avere il massimo del volume da parte tua e contestualmente chiederei ai partecipanti di alzare un pochino il loro volume e il loro delle Sì, casse o spero mi sentiate delle meglio, insomma. Spero cuffie. Matteo, prova a parlare. che la situazione stia migliorando. Quindi, stavamo dicendo, il Meglio, sì, meglio, modello meglio, di più alto. gerarchia, Ok, il qualcuno ci modello dice di che parla. gerarchia dei dati, che prende in considerazione cinque differenti categorie. Noi nel vecchio portale che avevamo fino al 19 di dicembre, eravamo arrivati a livello 3 stelle, quindi il livello 3 stelle è un livello nel quale i dati sono pubblicati in un formato aperto, in CSV tipicamente, quindi non in un formato proprietario, quale ad esempio può essere
Excel, e sono dei dati che però presentano il limite di non essere interoperabili. Con questo portale, pubblicando il catalogo in formato RDF, li rendiamo disponibili anche verso l'esterno. Il nostro obiettivo futuro è quello di arrivare ai linked open data. E su questo, come vedremo nel prossimo, stiamo lavorando per arrivarci, insomma. La distribuzione dei nostri dataset. Come potete vedere, abbiamo detto all'inizio, i nostri dataset attualmente raggiungono il numero di 331 e sono distribuiti secondo questa torta che, insomma, vede prevalere soprattutto i dati relativi all'economia e alle finanze. È importante dire con precisione che cos'è il protocollo di KTP. Il protocollo di KTP permette di arricchire il dataset che noi pubblichiamo con un insieme di altri dati a corredo del dato stesso. Ad esempio, viene pubblicato il titolo, la descrizione, l'editore del dataset, la data di modifica e via dicendo. Quindi tutta una serie di informazioni che arricchiscono, secondo uno standard che viene utilizzato da tutte le amministrazioni, il dataset e lo rende quindi anche utilizzabile in un catalogo interoperabile. Adesso vi parlo un po' di quella che vuole essere l'evoluzione del portale, perché appunto il 20 di dicembre per noi non è stato un punto di arrivo la pubblicazione del nuovo portale, ma è stato un punto di partenza verso la realizzazione di cose più importanti che possono servire maggiormente alla comunità, sia degli sviluppatori che dei cittadini più in generale. Come potete vedere, il portale Open Data tenderà molto ad aprirsi verso le ontologie e i linked Open Data. Sarà uno dei punti focali della governance del dato che il Comune di Milano intende darsi, tant'è vero che il progetto degli Open Data del Comune di Milano fa parte di un progetto più ampio che è il progetto di interoperabilità del Comune, nel quale appunto i dati che fanno parte del patrimonio informativo del Comune dovranno relazionarsi fra di loro e cercare di parlare, superando un po' quella che è la logica dei silos che in molte organizzazioni limita e crea moltissime diseconomie. E non da ultimo c'è da sottolineare anche la collaborazione con il team digitale, il famoso team di Pia Scentini, all'interno del DAF. Per quanto riguarda invece lo sviluppo vero e proprio del portale, è prevista la realizzazione di diverse aree tematiche, come potete vedere, soprattutto Open Bilancio sarà di prossimo rilascio, domani in particolare, in coincidenza con la Milano Digital Week. Stiamo lavorando soprattutto sulle ontologie e sui linked open data per arrivare a quelle famose 5 stelle di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi il nostro obiettivo in questo momento qui è creare delle ontologie perché i nostri dati non siano soltanto interrogabili attraverso quello che è il dataset, quindi il formato tabellare che classicamente viene esposto su un portale open data, ma possono essere anche interrogati per concetti, cioè io intendo interrogare i dataset generali del Comune di Milano per la zona 1 e troverò tutti i dati che sono riferiti alla zona 1 del Comune di Milano, che oggi si chiamano municipi, e da lì posso iniziare una navigazione guidata per diversi concetti, quindi superando un po' anche quello che è il concetto di visualizzazione tabellare del dato. Un primo esempio di ontologia, ecco qui noi vediamo come è espressa la nostra visione del mondo a livello comunale nell'ontologia, vediamo da una parte quelli che sono gli utenti, dall'altra parte quelli che sono i servizi e come ultimo elemento della triade che prendiamo in considerazione ci sono le strutture pubbliche attraverso le quali questi servizi vengono erogati. Come potete vedere, i nostri dati non restano dei dati fini a loro stessi, ma sono correlati anche ad altre ontologie esterne. È il caso, ad esempio, delle ontologie di Istat per quanto riguarda il territorio e per quanto riguarda il censimento. Lo sviluppo del patrimonio informativo del Comune di Milano. Il Comune di Milano ha, come già detto, l'obiettivo di capitalizzare il proprio patrimonio informativo, quindi rendendolo una vera e propria risorsa, quello che si potrebbe chiamare un vero e proprio fattore della produzione, dell'appropriazione, insomma.
attraverso quindi tutto quello che può essere l'azione sinergica delle diverse direzioni centrali che fanno parte del Comune di Milano. Le operazioni che sono state svolte, che in parte sono in itinere, prevedono un aggiornamento e una bonifica costante dei dataset pubblicati, l'individuazione di nuovi dataset all'interno delle direzioni e dell'unità statistica, che come avete visto inizialmente è una delle unità che insieme con l'unità Open Data fa parte dell'area gestione e integrazione dati, la valutazione di 50 applicativi e di 200 risorse della statistica, che quindi è uno degli elementi cardine di quelli che sarà il nostro portale Open Data, l'individuazione di fonti informative innovative, quindi avremo anche l'ambizione di rendere disponibili i dati in tempo reale, ad esempio attraverso il controllo del traffico, la predisposizione di API per rendere possibile l'aggiornamento automatico dello stesso portale, l'integrazione con i dati del geoportale, perché come sapete il Comune di Milano espone anche i propri dati geografici in un sito che è geoportale.comune.milano.it. E la mappatura dei dataset del Comune di Milano, quindi dell'entità territoriale Comune di Milano, presenti in altre realtà informative, quali ad esempio il sito di Regione Lombardia. Quindi verranno effettuate delle query specifiche e si porteranno in pancia quei dati che sono strettamente relativi al Comune di Milano. Ecco, uno degli elementi centrali comunque della nostra azione è quella di garantire la governance del dato. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che uno degli obiettivi fondamentali del Comune di Milano è quello di governare i flussi dei dati, per non fare in modo che questi flussi dei dati, così come avveniva spesso in passato e in parte accade anche adesso, finiscano su binari morti che spesso sono degli archivi cartacei che poi ovviamente non sono fruibili da nessuno, sono di difficile gestione e creano una serie di problematiche. Invece il dato deve uscire dagli archivi cartacei, secondo quella che è la visione del comune, per entrare a far parte di un circolo virtuoso che permetta appunto di mettere questi dati a reddito non solo per la città, non solo per la città, ma per l'intera comunità costituita appunto da stakeholder, da city user, da sviluppatori, da cittadini che vogliono comunque conoscere il racconto della città attraverso i numeri. Uno degli aspetti che verranno maggiormente sviluppati nel nuovo portale degli Open Data è l'area tematica di Open Bilancio. In particolare, per chi fosse interessato, l'area tematica dell'Open Bilancio oggi non è ancora presente, ma domani verrà pubblicata in quanto viene presentata alla Milano Digital Week. E rispondendo a quel principio generale secondo il quale la maggior parte delle informazioni passano attraverso i grafici, quindi attraverso le immagini, il Comune di Milano ha inteso rendere fruibile il proprio piano esecutivo di gestione attraverso degli schemi grafici che appunto daranno un senso più ampio di come il denaro pubblico viene utilizzato e come viene ripartito, come vengono ripartite le spese e le entrate in base a quelle appunto che sono gli ambiti di interesse. Un altro degli obiettivi fondamentali del nuovo portale degli Open Data è quello di permettere l'integrazione dei portali esistenti fino a questo momento. Oggi, ad esempio, esiste un portale che si chiama SISI, che prende in considerazione tutti i dati statistici che il Comune di Milano produce e li rende disponibili e interrogabili verso l'esterno. Obiettivo del portale Open Data è quello di realizzare un punto unico nel quale i partecipanti, nel quale coloro i quali fossero interessati possono interrogare i dati, trovarli in formato aperto e interrogarli anche attraverso delle visualizzazioni grafiche. Un altro aspetto che verrà sviluppato nel nuovo portale degli Open Data è quello relativo alla sezione mobilità e trasporti. Come immagino voi sappiate, perché siete persone che si occupano della gestione dei dati. Uno dei dati più richiesti per vari scopi e vari tipi di utilizzo sono i dati relativi alla mobilità e ai trasporti. Questi dati relativi alla mobilità e ai trasporti nella città di Milano vengono gestiti da un'agenzia che si chiama AMAT.
E quindi l'ambizione del Comune di Milano è creare un ambito specifico all'interno del portale Open Data nel quale questi dati saranno fruibili e saranno resi disponibili in un formato aperto e riutilizzabile da tutti, dando un po' quello che è il senso della mobilità in un contesto così complesso quale può essere il territorio della città di Milano. Questo è un po' il racconto di quello che il Comune di Milano vuole, il Comune di Milano sta realizzando negli ultimi anni e soprattutto intende realizzare nel proseguo della propria azione amministrativa. Quindi saranno centrali i dati aperti in quello che è il contesto, in un contesto più ampio che è la governance dei dati. L'elemento fondamentale, appunto, è proprio la governance dei dati, molto legato al concetto di interoperabilità. Quindi dei dati che sono governati soprattutto perché tra di loro riescono a parlarsi e riescono a creare sinergie. Questo è stato un po' l'elemento fondamentale attraverso il quale il Comune di Milano ha inteso porre in essere tutte le azioni di cui abbiamo parlato finora. Ecco, io concludo il mio intervento. Questo è l'indirizzo mail al quale ci potete scrivere oltre alle domande che ci sono in questa sezione di di approfondimento. Se comunque volete scriverci a questo indirizzo, noi saremo disponibili a darvi tutte le informazioni che sono utili, perché come appunto potete immaginare l'idea di comunità in questo contesto è fondamentale. Noi abbiamo sfruttato molto l'esperienza di altre realtà e di altri comuni, anche diversi dal nostro, più piccoli, che avevano esigenze differenti, però ci sono tornate tutte utili per poter realizzare un portale importante. E abbiamo preso spunto veramente da realtà molto, molto differenti dalla nostra. Ed è la stessa cosa che io invito tutte le persone che sono interessate a fare per poter veramente realizzare un salto di qualità nell'ambito dei dati. Tenete sempre in considerazione che la comunità è il punto di svolta in un tema così importante come quello dei dati. Passo la parola a Gianfranco. Proprio a questo proposito, sull'idea di scambio di buone pratiche e, boh, detta anche in maniera più semplice, su dritte che semplicemente ci si può dare tra persone che fanno lo stesso mestiere, c'era Paolo Paladini che qui in chat, vedi la domanda qui accanto al contenitore sotto il conto alla rovescia, ti chiedeva se, credo che l'oggetto della domanda sia i cosiddetti dati crowdsourcing, cioè se il Comune di Milano da qualche parte ha avuto modo di comporre dei dati grazie alla collaborazione degli utenti e quindi poi di riversarli sul portale, come dire, dati generati dalle community sul territorio. Sì, da questo punto di vista noi abbiamo avuto in passato diversi incontri con quelle che sono le associazioni che sul territorio lavorano sui dati, ma che anche dai dati possono trarre importanti benefici, insomma. Ti dico a titolo di esempio, vi racconto il fatto che la settimana scorsa abbiamo ad esempio incontrato l'Ordine degli Ingegneri. Abbiamo incontrato anche Asso Lombarda e stiamo cercando in buona sostanza di mettere a fattor comune i dati che loro hanno disponibili e i nostri dati, in maniera tale che appunto in una logica anche di linked open data questi dati vengano resi opportunamente disponibili e creino veramente delle sinergie tra di loro, in maniera tale che il dato assuma un valore maggiore. Sicuramente per rispondere alla domanda di Paolo, il nostro obiettivo è quello di non rimanere isolati, ma di correlarci a tutto un mondo che c'è all'esterno del Comune di Milano. Appunto, vedo che lui in particolare credo facesse un discorso relativo al piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Del Comune di Milano, io adesso non ho una ricaduta specifica su questo, ma credo che ci sia un forte interesse per questo argomento e non escludo che nel breve ci occuperemo anche di pubblicare questi dati per appunto dare un valore sociale anche ai nostri dati e permettere a chi ha necessità di avere dei percorsi che gli permettano di utilizzare al meglio la città, insomma. Non so se ho risposto completamente a quella che
Matteo, grazie mille. Qualcuno? Come si fa? Sì, guarda, po così po posso rilanciare in due modi, posso rilanciare in due modi rispetto alla tua risposta. La prima, che la ripropongo a Piersoft subito dopo, che mi diceva un attimo fa in chat che ha qualche esperienza diretta, quindi lo dico per i nostri utenti. Poi, boh, io userei OpenStreetMap, lo dico a Paolo e la condivido con tutte le persone che ci stanno ascoltando. OpenStreetMap si presta abbastanza bene a creare punti su una mappa e poi poter estrarre quel dataset con i punti segnalati dagli utenti. Potrebbe essere un inizio di mappatura dei luoghi, delle barriere architettoniche presenti sul comune, a cui poter dare poi evidenza e magari ragionare insieme alla comunità. Qualcun altro in chat, credo Silviana, ti scriveva se ci puoi raccontare un po' meglio il rapporto con Istat e il tipo di sinergie che avete strutturato Ma con guarda, la Istat. prima e più importante sinergia che abbiamo instaurato con ISPAT è portare un loro dirigente qui, perché il direttore dell'area gestione e integrazione dati è proprio un dirigente che arriva da ISPAT. Quindi più che il capitale umano, quale sinergia si può mettere in atto? E quindi lui porterà sicuramente la loro esperienza. Loro, Istat, come sapete, hanno già pubblicato l'ontologia del territorio per quanto riguarda il censimento del 2011. E noi su quell'ontologia, buona parte di quell'ontologia l'abbiamo riutilizzata, ovviamente calandola sulla realtà del Comune di Milano, perché ad esempio quell'ontologia non prendeva in considerazione i cosiddetti NIL, i nuclei di identità locale, che sono una prerogativa specifica del Comune di Milano, cioè il Comune di Milano ha inteso suddividere il proprio territorio, credo in 88 NIL, che appunto sono una specifica del Comune e che lo caratterizzano come suddivisione geografica. Quindi abbiamo utilizzato quella che è l'ontologia di Istat fino a un certo punto e poi ci abbiamo agganciato quella che è la nostra ontologia, quindi la nostra visione del territorio in base a quelle che poi sono le declinazioni dei nostri dataset, insomma. Ecco, io coglierei anche l'occasione perché è arrivata Silvia per presentarvela. Matteo, grazie mille. Dimmi. Sì, Buongiorno, ecco. buongiorno a tutti. Silvia è la responsabile, l'ingegner Scusa. Castellano. Ciao Silvia, ben Per arrivata. di più è la responsabile dell'unità sviluppo Open Data e che appunto è stata un po' la quale è arrivata lo scorso anno ed è stata un po' l'artefice di tutto quello che abbiamo realizzato finora, insomma. No, Grazie per i va complimenti. No, bene. scusate l'arrivo così last minute, ma non so, se ci sono delle domande, no, non sono io l'artefice, nel senso che diciamo che poi, per aver illustrato le slide, questa giunta ha una particolare attenzione al tema dei dati. Creazione di una struttura interna alla gestione e integrazione dati è sicuramente uno degli elementi più importanti proprio dei sistemi informativi, ma in generale per tutta la struttura comunale. Ed è la prima volta che il Comune di Milano si organizza in modo. Questo è stato secondo me un po' il punto di svolta. Beh, è interessante che Milano abbia un assessore dedicato, forse l'unico comune in Italia, certamente uno, se non uno dei pochi, che abbia un assessore, in questo caso Lorenzo Lipparini, che appunto ha una delega specifica sul tema dei dati aperti e sul tema della partecipazione, che peraltro sono due cose che si avvicinano molto l'una all'altra. Credo che Milano proprio in questo momento abbia un'esperienza di bilancio partecipato particolarmente importante, particolarmente esteso, e in qualche modo è un po' la quadratura del cerchio rispetto al tema del coinvolgimento della community del territorio e del coinvolgimento dei dati sulla Diciamo produzione che dei dati, insomma. avere un assessore dedicato a tema open data, che poi unisce il tema open data con il tema soprattutto della trasparenza partecipativa, è sicuramente una spinta molto forte, soprattutto all'interno. Silvia, ti sentiamo malissimo. No, per quanto riguarda, è ovvio che la presenza di un assessore che ha competenze specifiche sul tema open data, trasparenza, bilancio partecipativo è decisamente un commitment molto forte, soprattutto all'interno dell'amministrazione, perché poi i dati vanno recuperati all'interno, poi abbiamo le municipalizzate, eccetera, una struttura complessa come il Comune di Milano, la data governance è uno dei temi fondamentali, se no il portale open data nel giro di 2 mesi
decade completamente ed è un po' il problema che c'è stato nel 2012. Non so se poi Matteo vi ha accennato a questa cosa. Silvia, grazie mille Matteo, io vi rigiro i complimenti che sono arrivati in chat alla presentazione di Matteo e più in generale all'esperienza del Comune di Milano. E detto questo, chiederei di Apersoft di aprire la sua webcam e il suo microfono. Torno a ringraziare Silvia e Matteo per il racconto dell'esperienza di Milano, vi chiedo di restare qui con noi se vi va fino alla fine del webinar e passerei la parola a Piersoft, però prima devo lanciare le sue slide, cosa che provo a fare subito mettendo le cose Ne qui. approfitto intanto e vi posto un link che può servire alla domanda di prima di Paolo Paladini per il PEBA. Ho lanciato la mappa di OpenStreetMap su quello che noi abbiamo fatto su Lecce insieme al Comune proprio per redigere il piano di eliminazione barriere architettoniche. L'abbiamo fatto in maniera partecipata con dei ragazzi in alternanza scuola-lavoro e dei disabili. È stata utilizzata un'app per Android che ha censito le barriere architettoniche, codificato secondo quello che i lavori pubblici ci avevano indicato. Uno è palo sotto i 90 centimetri, due è mancato scivolo, eccetera, eccetera. E tutti questi dati sono pubblicati sul portale Open Data dell'ente e la mappa che vi ho inviato è semplicemente una mappa per visualizzare questi dati e che sono anche permanentemente aggiornati perché i cittadini possono continuare a appunto, indicare al comune in ottica di raccolta dati collettiva, appunto, sia le barriere architettoniche che i luoghi accessibili a disabili. L'esperienza che abbiamo replicato poi a Terlizzi, a Francavilla, a Matera, ed è nella mappa trovate anche il link a un mio articolo dove spiego come si può replicare, come si può fare. Buongiorno. Grazie mille. No, 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 ci stava, ripeto, mi sembrava il modo migliore per agganciare da una domanda a passare all'altra. Detto questo, lascio a te la parola, la tua presentazione è qui, chiudo la mia webcam e il mio microfono. A te, Piersa. Sì, buongiorno, io vi racconto velocemente l'esperienza che abbiamo fatto sul comune di Matera, dove io dico sempre Open Data Reloaded, perché il comune di Matera fino al 2015 aveva fatto una bella esperienza di Open Data, poi c'è stato un buco, diciamo, una pausa, diciamo così, adesso abbiamo ripreso, mi hanno ricontattato insieme a un mio caro collega che si chiama Fedele Congedo, esperto di processi partecipati per conto di una società che si chiama Ricerca e Sviluppo, abbiamo rimontato il processo sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista sociale. Insisterò molto su questo argomento perché gli Open Data, finché continueremo a vederli come per gli addetti ai lavori o soltanto dal punto di vista tecnologico, non attecchiranno mai. C'è una famosa, diciamo, c'è una grande disquisizione sui data community driven o i data driven delle smart city, eccetera. Io credo che ci voglia una via di mezzo. Ricordiamoci che gli open data sono uno dei tre tasselli, in particolare gli open government data, sono uno dei tre tasselli dell'open government in generale. Quindi partecipazione, trasparenza e collaborazione. Perché vi dico questo? Perché la prima cosa che abbiamo fatto a Matera è fare un incontro con i portatori di interessi. Questo schema che voi vedete sono dei fogli di 2,5 metri circa, dove Fedele Congedo scriveva le richieste da parte dei portatori di interesse. E al centro voi vedete i 13 temi classici del vocabolario di KPT, cioè i 13 temi della Comunità Europea, trasporti, governo del territorio, eccetera, eccetera. E in base ai dati che sono stati richiesti, sostanzialmente abbiamo creato un link tra persone, cioè tra il mondo esterno e il mondo interno alla pubblica amministrazione. C'erano molti ragazzi, in ottica di monitoraggio civico, grazie anche alla settimana dell'amministrazione trasparente. In quella settimana abbiamo fatto questi eventi, è stato contattato anche l'Open Government Partnership, è venuto Ernesto Belisario, ma anche Agit con Michele Lo Squadro, e insieme ai ragazzi abbiamo cercato anche di analizzare il loro punto di vista, cioè cosa interessa alla comunità, a seconda del target anche di età, scusate il gioco di parole. Per cui sono emersi alcuni dati, che sono dei dati che sono stati sostanzialmente incrociati, cioè quello che serve alla comunità, quello che il comune poteva dare oggi o quello che andava messo sotto forma di processo nel tempo. Una buona parte di questi dati entreranno nel piano di rilascio 2018 e vi dico già che perché le sto facendo inserire il piano di rilascio del 2018,
Perché il piano di Roche 2018 avrà, ve lo linko subito, un riferimento esplicito all'articolo del CAD, il comma 4 famoso dell'articolo 52, cioè i dirigenti avranno il piano performance dei dirigenti, seguirà il rilascio dei dati secondo questo schema fatto con la comunità. Questo a che serve? Serve per tenere tutti contenti. La comunità fa una corretta pressione civica, l'amministratore pubblico, il politico, fa la sua bella figura, diciamo così, e i funzionari sono stati tutti chiamati ed erano messi in prima fila con nome e cognome perché la PA è fatta da persone più che da numeri e codici, per cui si è creato un link dove adesso i cittadini hanno iniziato a monitorare quello che fa la pubblica amministrazione. Difficoltà. Avete visto prima, Matteo è stato molto bravo a spiegare come funziona il SQL, come funzionano gli open data, le ontologie. Il problema è che quando si entra in quel settore si rientra un po' più tecnici. Quindi c'era la necessità di parlare una lingua che fosse capibile dall'esterno. Le infografiche hanno aiutato moltissimo. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo rivisto in parte i dataset sul nuovo portale Open Data di Matera, inserendo nella home page, quindi potete andare direttamente già a vederlo voi stessi, basta andare sul link che vi ho appena incollato. C'è una infografica che è collegata in tempo reale con i dati pubblicati. Quali dati? Abbiamo dato priorità a quelli richiesti dai cittadini. Attenzione, non è che il cittadino vi chiede, avrei bisogno di sapere lo stato di avanzamento delle pratiche delle attività produttive o, non lo so, il totale delle pratiche edilizie. Ti dice, vuole sapere un bisogno, vuole esprimere un bisogno e noi abbiamo codificato quel bisogno nei dati da pubblicare. Piccola parentesi sul portale Open Data nuovo del Comune di Matera. Abbiamo cercato di assolutamente seguire un po' quelle che sono le linee guida nazionali. Le linee guida nazionali, in particolare, abbiamo seguito, vi ho incollato, il nuovo strumento messo a disposizione dal team di Piacentini, il famoso Docker del SICEN, quindi ci ha permesso in poco tempo di poter installare il portale SICEN. È già compliant rispetto a tutte le linee guida Agile, quindi di KPT, eccetera. Quello che mancava, secondo il nostro punto di vista, era una personalizzazione grafica che fosse simile a quella per il design delle pubbliche amministrazioni. Voi sapete che Agile ha rilasciato il design PA, le linee guida per il design della PA per i siti istituzionali. Non c'è l'obbligo per i siti di secondo livello come i portali Open Data, ma noi, nonostante questo, abbiamo fatto una variazione del codice interno del codice di Piacentini, appunto del DKEM di Piacentini. Vi posto i codici così potete riutilizzarli per avere una personalizzazione grafica molto spinta, molto simile a quelle classiche del ministero, del governo, dei siti di primo livello, eccetera, eccetera. Inoltre abbiamo inserito i cosiddetti plugin geografici, perché quando abbiamo inserito delle mappe, abbiamo inserito il collegamento al portale geografico del comune di Matera, il famoso WebGIS che è abbastanza presente nelle pubbliche amministrazioni, abbiamo fatto in modo che quei dati venissero collegati automaticamente, proprio per evitare quello che diceva prima Matteo, i vari silos. Quindi il portale cartografico è collegato in automatico col portale Open Data, il portale delle attività produttive del SUAP di imprese in un giorno è collegato in automatico, nonché alle infografiche. Il portale dello sportello unico dell'edilizia è collegato con il portale Open Data in automatico. Abbiamo approfittato per far fare delle variazioni sul portale della trasparenza e sul protocollo e abbiamo chiesto al fornitore di fare delle variazioni e quando ci fossero delle tabelle che potessero essere esposte in formato CSV, abbiamo collegato in automatico il CSV che proviene dall'albo pretorio o dai bandi, gare, trasparenza, consulenze, eccetera, che sono comunque pubblicate anche in PDF A sul portale trasparenza, scusate. Però in ottica interoperabile, almeno il CSV, in alcuni casi anche il JSON, sul portale Open Data, così che diciamo, gli esperti possano fare interoperabilità tra i dati e fare confronti. Non solo. Come vi dicevo, abbiamo cercato di parlare la lingua dei cittadini. La lingua dei cittadini è una lingua di traduzione. Matera sta per affrontare un percorso che è molto complesso, che è quello di capitale europea della cultura, che implica delle trasformazioni importanti, urbane, oltre che sui trasporti, sull'accoglienza, eccetera, molto forti. Quello che voi vedete è una mappa che trovate sempre sul portale Open Data,
è una mappa che noi abbiamo chiamato Open Catasto dei Sassi. I Sassi di Matera sono un quartiere famoso in tutto il mondo, sono patrimonio UNESCO, eccetera. 50 anni fa sono stati espropriati dallo Stato, quindi sono diventati demaniali, e il comune di Matera ha ricevuto determinati soldi per costruire la città moderna. Negli anni 80, quando è diventato patrimonio UNESCO, i Sassi erano un quartiere abbandonato. Quindi è nata la necessità di ripopolarlo e una famosa legge del 271 ha permesso al comune di Matera di prendere, di riappropriarsi di questi beni che rimangono sempre di statali e darli in subconcessione a soggetti privati. Coppie di neosposati che volessero andare a vivere nei Sassi ricevono il finanziamento per la ristrutturazione, non si paga l'IMU perché è una concessione, anzi una subconcessione per 99 anni e quindi piano piano abbiamo ripopolato i Sassi della città. È inutile dirvi che in un'amministrazione piccola come potreste essere quella di 60.000 abitanti, che è quella di Matera, non abbiamo dei sistemi informativi da una smart city o da una città metropolitana. Questi incartamenti sono appunto cartacei e fatti negli anni. Allora ne abbiamo approfittato per ridigitalizzare tutto, ricontrollare tutte le particelle catastali, tutti i fogli, particelle, le assegnazioni, qua vedete il dataset, e abbiamo collegato in massima trasparenza sul portale Open Data un cruscotto d'avanzamento su proprio lo stato, vado un attimo avanti, poi al limite non indietro, no, non c'è, ok, lo trovate sul link che vi ho mandato, un cruscotto d'avanzamento su quante pratiche sono state gestite. L'abbiamo presentato un mese fa, abbiamo gestito 580 pratiche su 2.900, che è il totale delle pratiche. Quindi prevediamo che in 6 mesi, 5 mesi, avremo riallineato tutte le pratiche di tutto il catasto e tutte le particelle. È il lavoro manuale, quindi sono stati messi tre funzionari dedicati dal dirigente a censire queste pratiche negli anni, quasi un archivio storico. Importantissimo perché abbiamo il patrimonio della città, per poterla poi assegnare anche a altri soggetti perché ci sono dei luoghi ancora non assegnati. Ancora abbiamo fatto un'altra cosa che era fondamentale in ottica proprio di Matera Capitale Europea della Cultura, cioè il censimento delle strutture ricettive. Qui è stata un po' una ferita al cuore, perché quando nel 2015 io sono andato a lavorare altrove, c'erano circa 500 strutture ricettive a Matera, tra B&B, affittacamere, eccetera. Oggi nessuno sapeva quante fossero arrivate. E c'era la necessità di dover controllare questa espansione, che è tutta soltanto di Matera, due cifre sul livello nazionale. Matera è passata da 140.000 presenze medie a 400.000 quest'anno, l'anno prossimo si aspettano 2 milioni di visitatori. E non è una, è un evento tipo l'Expo, capite? È un evento che non è pronto per una città così piccola. E quindi bisogna organizzare tutti i dati possibili e immaginabili, la parte politica, ma anche regionale, sta spingendo per avere a disposizione i dati dei trasporti, i dati sulle strutture ricettive, per poter avere una pianificazione anche, appunto, non dover subire tutto questo. Dal punto di vista sociale, vi dicevo, c'è stata una lacerazione, perché oggi se voi andate sul cruscotto dell'infografica, sul portale Open Data, anzi ve lo linko pure così lo vedete a tutto schermo, le strutture ricettive sono 850, 860, sono passati da 500 a quasi 900 e il comune ha subito tutto questo. Inoltre si è spostato l'indicatore da B&B a case vacanze, che vuol dire che non ci sono neanche residenti. I residenti hanno affittato i loro appartamenti e sono andati a vivere altrove. Che succede quindi? Che un quartiere ha perso il suo tessuto sociale. Non ci sono più abitanti, non c'è più un luogo come era nel passato. E questo ha, diciamo, fatto accendere molte lampadine, bisogna cercare di trovare una via di mezzo, ovviamente, tra uno sviluppo sostenibile del turismo, che fa benissimo la città, a uno snaturamento in ottica di Disneyland, di una città bellissima come quella di Matera. I dati aiutano a questo. Quindi sono dei dati sia richiesti dalla comunità, ma sia che aiutano il decisore pubblico a prendere in maniera corretta delle pianificazioni. È un grandissimo lavoro, non mi so dire, nelle retrovie, è stato molto complesso da gestire, è molto complesso da gestire. La stessa cosa, finalmente, dopo 5 anni, siamo riusciti ad avere i dati sui trasporti pubblici. Prima parlava Matteo dell'interoperabilità dei trasporti pubblici. I dati dei trasporti pubblici nel meridione d'Italia, i famosi GTFS, li ha Napoli, Bari, Palermo, Lecce, Matera e Reggio Calabria. Questo è un indice anche della civiltà, perché
Perché se io pubblico quei dati, probabilmente nascono delle app, nascono le web app, sviluppo il senso civico di usare i mezzi pubblici e non spostarsi in macchina. E io per dare una mano ho creato anche un link, ve l'ho mandato, è anche presente sul mio GitHub, sulla mappa dei trasporti pubblici della città. Il cittadino clicca il pallino, ti fa vedere gli orari pianificati e poi tramite un accordo con un'azienda che lavora sui GPS del comune, i dati real time sui tempi medi di ritardo, non i tempi medi, scusate, i tempi reali di ritardo, proprio per cercare di fornire quanti più dati possibili alla famosa generazione del riuso, che possono essere le scuole, i professionisti, le grandi aziende che prendono questi dati, li uniscano e sviluppano dei servizi per i cittadini, quindi da dati a servizi. Molto, molto, molto complicato, perché vuol dire che gli attori sono tanti. Ecco perché lavoriamo con la comunità e con le scuole. Andiamo a fare dei tutorial su come si fanno le mappe, andiamo a far vedere come si possono utilizzare questi dati dal punto di vista informatico, dal punto di vista sociale. Abbiamo pubblicato i dati sulle chiese, sulle edicole votive, sui luoghi della cultura. Quindi abbiamo cercato di liberare tutto ciò che fosse in possesso di una piccola amministrazione, ripeto, che comunque è un'amministrazione di 60.000 abitanti. E abbiamo creato anche dei prototipi in modo tale che i comuni limitrofi possano in qualche maniera seguire la stessa linea. Gianfranco, ti chiedo la cortesia di prendere questi, alla fine saranno 4-5 link, ma non sono altro che link che sono presenti all'interno del portale Open Data, eh. Me li sto esplicitando per una questione di comunità. La stessa cosa per i cantieri pubblici, i cantieri che sono 19 in questo momento grossi della città, che stanno via via aumentando, vengono caricati su un dataset esposto in real time. Da ieri la banca dati dei lavori pubblici, il BDAP del MEF, espone in open data tutte le opere pubbliche, anzi, scusate, dal 1 marzo, però non hanno uno stato d'avanzamento. Invece in questo caso noi creiamo proprio uno stato d'avanzamento, come facciamo anche su Lecce per Open Cantieri, e anche qui il cittadino poi ha una mappa di riferimento che clicca e visualizza quei pallini con un'infografica dello stato d'avanzamento dei lavori e tutti i dati anagrafici, chi è, qual è l'opera, chi è il responsabile unico del procedimento, la base d'asta, se ci sono varianti, eccetera. Un controllo civico corretto. Allora, poi risponderò a Paolo Aronica o Aronica, vediamo. Questo è quella slide che vedete, è il collegamento col portale integrato in Seachain, quindi io vi consiglio, se dovete mettere Seachain, di comunque inserire il plugin che si chiama GeoView, che è il plugin che visualizza i file KML, anche i file WMS, quindi dinamicamente collegati con il vostro portale WebGIS. E oltre che file GeoJSON, eccetera. Anche qui abbiamo fatto anche delle infografiche diciamo, riallacciandoci al censimento dell'Istat del 2011, che però sono stati in parte aggiornati fino al 2016, come vedete. Serve per avere per quartieri della città lo stato d'avanzamento, in questo caso è lo stato dei residenti, residenti anche di altre nazionalità, per cui abbiamo visto che in una zona industriale, la terz'ultima zona industriale che si chiama La Martella, c'era una fortissima percentuale di africani che hanno una residenza lì dentro. Siamo andati a capire perché, abbiamo capito banalmente che hanno tutta la residenza in un centro in un hotel sostanzialmente, dove sono stati spostati, e abbiamo avuto, diciamo, il senso anche qui del tessuto sociale legato al tessuto dei residenti, degli amici stranieri. Questa è un'altra cosa che, se volete, lo trovate sul mio GitHub, è uno script che importa automaticamente i dati da soldipubblici.gov.it relativamente al comune di Matera. Può sembrare una banalità, ma se voi chiedete al vostro assessore del bilancio, dei tributi o al vostro sindaco di avere lo stato d'avanzamento o sapere quanto si spende sulla carta, sui trasporti, sugli asili nido, eccetera, sulle spese postali, avranno serie difficoltà, perché ci sono alcuni dati che sono verticali per settori. Asili nido, alcuni dati che sono trasversali, spese postali. Allora, se io volessi fare un controllo specifico e capire se ci sono degli sprechi, mi devo riferire proprio a soldi pubblici. Quindi abbiamo fatto uno script che estrae automaticamente in tempo reale i dati di soldi pubblici, e quindi avete i dati sia del 2017, sia addirittura nell'infografica i dati aggiornati del mese precedente. E alcuni dati sono stati osservati, c'è qualcosa che non torna e si sta cercando di capire se si riesce a limare e a trovare degli sprechi per avere delle economie di sistema. L'ultima slide è quella che poi doveva essere l'iniziale, cioè il fatto che noi già nella home page abbiamo inserito quello che sono stati i dati principali chiesti dai cittadini, anche l'accordo con Open Fiber, che è la società che sta gestendo la fibra ottica
e sta cablando tutta la città di Matera. A giugno sarà il 50%, a dicembre l'80% della città, e loro gestiscono in autonomia l'avanzamento di questi dati e abbiamo dato l'accesso al dataset. Chi ha fatto tutto questo? Allora, siccome è una PA di piccole dimensioni, io come consulente esterno lavoro e ho per fortuna carta bianca nell'interfacciare tutti i sistemi informativi già esistenti, per fortuna, e nel caso dei dataset presenti sulle famose scrivanie o nei cassetti dei funzionari, stiamo facendo una formazione su utilizzare una piattaforma web, ne utilizziamo due, EtherCalc, che è una piattaforma open source, e l'altra è Google Drive, dove su Google Drive si usa Google Sheet, cioè le tabelle di Google, che sono interfacciate automaticamente esponendo i file in CSV e in Excel. Quindi alcuni funzionari lavorano direttamente online, aggiornano i dati e questi dati in automatico aggiornano il portale Open Data e le infografiche che vedete là sotto. Questo è uno standard che io sto utilizzando un po' in varie pubbliche amministrazioni, l'abbiamo fatto a Lecce o quasi tutti i comuni pugliesi, e per iniziare anche a togliere il concetto di usare sempre l'Excel, il Word, eccetera, ma usare un browser. Quindi un domani l'ente non vuole più rinnovare la licenza Microsoft, il funzionario utilizzerà Linux, per esempio, o OpenOffice o quello che vuole, non gli cambia la vita. Soprattutto se si utilizza un'interfaccia web, o addirittura serve per collegare i dataset quando sono più settori che ci lavorano sullo stesso dataset. Il dataset della popolazione scolastica è fatto da due persone, uno che segue l'infanzia e l'altro che segue elementari, anzi da tre, l'altro che segue le medie. Accedono tutte e tre sullo stesso file e ognuno aggiorna le colonne di riferimento. Fornitori esterni hanno soltanto stati molto bravi, posso dirlo, a adeguarsi, ma non è costato molto. Voi immaginate che la maggior parte dei fornitori pubblicano anche in PDF o le tabelle che voi vedete in formato HTML, provengono da dei database che sono dei database relazionali. Chiedergli di esportare i dati in XML o in CSV o JSON è più facile rispetto al lavoro che hanno fatto nell'esportazione in PDF o in HTML. Si tratta soltanto di trattare e far capire a loro che per le linee guida AGID, perché lo chiede la popolazione, perché fanno bella figura loro, perché innalzano il loro livello di interoperabilità dei dati e la loro piattaforma se la rivendono anche agli altri comuni. Sai, si cerca un po' di livellare verso l'alto quelle che sono le esigenze. Devo dire che un buon 50% dei dati del comune di Matera sono ormai automatici. E soprattutto una cosa su cui ho molta fiducia è termino è che, essendo dei dati richiesti dai cittadini, sono dei dati che avranno un forte appeal, sono dei dati che saranno sicuramente molto scaricati e analizzati su Facebook. Noi scherziamo in alcuni gruppi Facebook perché controllano ogni giorno lo stato avanzamento di questi grafici. Ah, no, ieri non avevano parlato, forse stavano in ferie, o hai visto oggi che cosa hanno combinato? Questa cosa che può sembrare ludica, non è ludica. È un senso di appartenenza allo stesso obiettivo. Ti abbiamo chiesto le date, ce le hai pubblicate, vediamo lo stato d'avanzamento, bravi voi, bravi noi, si crea la fiducia tra cittadini e istituzioni. Grazie. Grazie a te. Vediamo un po', avete Sì, fatto tutti in casa? le domande credo che hai più o meno risposto tutte. Guardate, c'è un aspetto dei mille spunti che ha dato Ipersoft in questo webinar che a me piace particolarmente sottolineare. Guardate, più che un aspetto mi piacerebbe individuarlo come una sorta di tendenza. Fino a un po' di tempo fa si diceva esponete i dati, la comunità si preoccuperà di farne qualcosa, insomma, pubbliche amministrazioni, occupatevi di esporre i dati. Non è andata proprio così negli ultimi anni. Considerate che la prima volta che una pubblica amministrazione a livello internazionale si è confrontata con questo genere di pratica, quella dei dati aperti, è stato ormai sono passati quasi 10 anni, la direttiva Obama sull'open government era del 2009, credo, quindi insomma ormai passa qualche anno. La tendenza, una cosa che si rileva perfettamente dalla chiacchiera che abbiamo fatto con Persoft adesso, è non limitarsi a esporre i dati, ma su quei dati elaborare informazioni che diventano accessibili a chiunque. Persoft ci raccontava un attimo fa di come gruppi Facebook possono dialogare di queste informazioni che si basano sui dati. Se non ci fosse quella rappresentazione, se non ci fossero questi grafici che li rendono immediatamente comprensibili ad occhio a chiunque, probabilmente quella discussione non esisterebbe, quella conoscenza non verrebbe condivisa. L'idea di passare dalla pubblicazione del dataset al rilancio su quelle informazioni attraverso grafici, cruscotti,
È una cosa che sta diventando sempre più indispensabile, legata a un'operazione di dati aperti. Mi viene in mente il recente progetto Open Cantieri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, peraltro qui in chat c'era Sergio Costinelli che lo segue direttamente. In quel caso si è partito da dati sulle grandi opere che non solo restano dati, ma diventano cruscotti, diventano mappe, diventano oggetti interattivi facili da comprendere anche a chi non ha la più pallida idea di cosa sia un CIG, di cosa sia una gara o di come funzioni un'assegnazione. Diventa immediatamente comprensibile. La stessa cosa un po' di tempo fa abbiamo più o meno riusciti a fare col progetto Open Expo. Anche lì mi viene in mente perché prima parlavamo di Milano, si partiva dalla situazione, dallo stato d'avanzamento dei lavori di Expo, dell'Expo 2015, e attraverso mappe, cruscotti, grafici, sintesi, più o meno chiunque, dal giornalista all'utente finale, poteva capire qual era lo stato d'avanzamento. Partendo dai dati, avendo a disposizione certamente i dati per ulteriori verifiche, per ulteriori elaborazioni, però avendo un'informazione primaria che è quella che banalmente possiamo chiamare cruscotto, possiamo chiamare dashboard, possiamo chiamare visualizzazione, però di base è un'informazione immediatamente leggibile a chiunque che si alimenta, nella migliore delle ipotesi, in maniera dinamica, anche grazie ai dati. Quindi su questo ci piaceva in particolare raccontare l'esperienza di Matera e farla raccontare direttamente a Viasoft. Grazie Stefano per il link a Open Cantieri che vedete qui in chat. Viasoft, io non so se tu hai da Grazie, aggiungere qualcosa, io ti rilancio mille complimenti per sinceramente gentili. arrivati, Io vai vai. vorrei darvi, penso che sia chiaro a tutti che nonostante la normalizzazione da parte di Agid, la formazione da parte di Formels, il team di Piacentini, è un processo culturale. Un processo culturale che si basa sulle persone è molto complesso perché implica anche concetti come il pensiero critico, il fatto che i cittadini devono essere sempre più cittadini e meno sudditi. È infinitamente semplice fare il suddito e non fare il cittadino. Alcuni consigli, Agostinelli prima mi ha ricordato che, per esempio, per avere i trasporti pubblici, io ho fatto vedere l'OGP, dove il Ministero dei Trasporti nell'OGP aveva preso l'impegno di costruire l'Open Transport Italia. Quindi io ho detto al fornitore: guarda, prima inizia ad adeguarti a capire come funziona, prima entrerai in quella piattaforma. Ci ho giocato anche dal punto di vista un po' relazionale e commerciale per far capire che questa non è una perdita di potere dare l'informazione, dare i dati, ma anzi stare al passo coi tempi, soprattutto nei confronti dei fornitori che hanno una paura nata nel dare appunto i dati dell'ente. E poi ribadisco quello che ha detto Gianfranco: usate strumenti, metafore, strumenti di conversione per parlare a un target differente rispetto a quello degli addetti ai lavori, altrimenti è un orticello troppo piccolo. E che anche se siete bravissimi, non avrà un impatto di innovazione sociale, ma rimane chiusa all'interno del vostro adempimento. No, peraltro su questa cosa cioè, verrebbe quasi deporsi il problema che ci guadagna la pubblica amministrazione a condividere informazioni e quindi rendersi più osservabile, più criticabile dall'esterno. Guardate, la risposta che ci viene naturale è legittimazione, cioè una pubblica amministrazione che è in grado di svolgere bene il proprio lavoro non ha timore di mostrare quelli che sono i risultati, quelli che sono lo stato d'avanzamento delle proprie attività, le motivazioni che hanno portato a una scelta piuttosto che un'altra, insomma, la logica della trasparenza proattiva, la logica della trasparenza reale, e grazie a strumenti di questo tipo diventa sempre più semplice da attuare. Io non lo so, c'era Gabriele Ciasullo che forse è riuscito a raggiungerci, non so Gabriele se vuoi Perfetto. aprire la tua webcam e il tuo microfono e dire qualcosa in conclusione, considera che abbiamo già sforato i 10 minuti. Eccomi, no, ma io mi sentite? Sì, Fatemi non ti un vediamo. cenno. Non mi vedete? Vabbè, vi racconto a voce, vedo che la telecamera sta facendo un'attività di ricognizione sul software, presumo. Comunque vi racconto a voce, ringrazio naturalmente coloro che hanno partecipato. Sono stati, come ho capito, dei bellissimi interventi. Io ho potuto seguire solo quello di Piersoft, non avevo fatto in tempo a collegarmi prima e quindi mi sono perso, ma mi guarderò le slide del collega di Milano.
che comunque pure mi è sembrato di aver capito che sia stata una presentazione molto interessante. Diciamo, mi sembra di avere una visione di insieme che è molto coerente con le parole d'ordine che si stanno cominciando a cambiare in questi ultimi periodi. Cioè, Open Data a questo punto deve diventare un fatto culturale di base, non tanto la presentazione di un fiore all'occhiello sostanzialmente da parte delle varie amministrazioni. Deve essere qualcosa che sia fattibile e consumabile da tutti, perché in effetti fare le cose che siano limitate ad un know-how di soli esperti diventa, insomma, una cosa che è povera, diciamo, dal punto di vista dell'utilizzo. Quindi sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Piersoft poc'anzi dobbiamo tener conto nel fare questa attività che c'è un certo contesto sociale, economico che ci circonda. E non possiamo fare cose che sono riservate solo a poche persone. Dobbiamo fare in modo che questi eventuali riflessi sociali ed economici, auspicabilmente, che possono derivare dalle politiche di Open Data siano fruibili da tutti. Questa è la cosa su cui, insomma, sono veramente. Qua siamo già a un buon punto di evoluzione delle politiche di Open Data, qualche altro tassello bisognerà metterlo perché andare un po' anche incontro a ciò che dice il mondo imprenditoriale. Anche quello sarà una cosa diciamo, da mettere a frutto nei prossimi periodi. E diciamo, si sta aprendo una nuova fase di Open Data. Diciamo, sostanzialmente oramai le regole di base, i profili, queste, insomma, sono cose ormai che sono arrivate a maturazione, ecco. Dobbiamo passare al capitolo successivo. Stiamo già passando a questo capitolo di cultura del dato, di qualità del dato, di possibilità di integrazione dai dati. Poi l'altro capitolo sarà quello di integrazione con le attività imprenditoriali. Comunque, ecco, a parte queste chiacchiere, insomma, volevo veramente ringraziare i partecipanti, coloro che sono stati relatori e tutti coloro che ci hanno seguito, che con questo webinar andiamo ad un ulteriore passo avanti rispetto a quello che abbiamo fatto nei periodi scorsi, partendo dalle amministrazioni centrali, poi abbiamo incontrato le regioni. Adesso questi aspetti con i comuni sono molto importanti per dare un ulteriore, diciamo, sviluppo alle nostre intenzioni, diciamo, anche alle nostre policy, e poi perché in effetti i comuni sono, come dire, nell'ambito amministrativo sono quelle amministrazioni più difficilmente raggiungibili e quindi, perché data la loro numerosità, e quindi, insomma, auspicabilmente vorremmo anche continuare con altri incontri su questo tema e con le amministrazioni comunali o con esperienze di unioni di comuni che ci possono raccontare appunto la loro esperienza. Ringrazio tutti, ripasso la parola a Gianfranco, un saluto a tutti quanti e grazie per la partecipazione. Abbiamo abbondantemente sforato, grazie Matteo, grazie Silvia, grazie per Soft, grazie Gabriele di averci raggiunto. Se vi va, ci trovate esattamente qui la prossima settimana, mercoledì dalle 12, ecco Matteo che ha riaperto la sua web, dalle 12 all'una e mezza. Tutte le informazioni su come iscriversi al prossimo webinar che avrete già date, nel caso ci trovate sulla home page di DatiGov. In questo momento c'è la news promossa in prima pagina. Grazie a tutti i nostri relatori, grazie a tutti i nostri partecipanti, siete stati più di 150, ci fa un sacco piacere. Se vi va, ci vediamo settimana prossima. Buon pranzo a tutti, Ciao a ciao! tutti!